stato. Buongiorno, ciao a tutti. Oggi è sabato e anche questo sabato siamo insieme. Siamo insieme, insieme di coppia, sì. Qualche giorno libero, ma noi abbiamo sbagliato strada perché siamo arrivati al DEM e non dovevamo essere qua al DEM. Allora, siamo al centro commerciale, un centro commerciale più lontano da casa. Mi sento un po' strano in questo momento a parlare così. Uno di voi mi aveva anche scritto che ormai sono diventata la Barbara D'Urso del web. Col cuore. Dov'è? No. In realtà mi vergogno come una ladra, ma siccome non capiscono niente di quello che dico, e se c'è una cosa bella qui è che tutti escono vestiti come vogliono, fanno un po' quello che vogliono, quindi chi se ne frega, battiamo questo muro di timidezza. Dicevo, siamo venuti qua a questo centro commerciale. Aspetta, diciamo una cosa, voglio dire una cosa. Ci fu una di voi che un giorno ci ha visto in un centro commerciale, non ricordiamo il nome. Chi? Una ragazza ci ha scritto di averci incontrato in un centro commerciale. Al centro commerciale, che non si è avvicinata perché si vergognava. Per timidezza, che magari potesse sembrare. Quindi, se qualcuno di voi ci incontra, ecco. Fermateci, per favore. Tanto io mi vergogno più di voi, perciò c'è poco da dire. Dicevo, siamo a questo centro commerciale dove c'è Primark, perché volevo prendere dei pantaloni da battaglia per casa per Enea. Un Enea che ultimamente mi sta facendo veramente disperare. Sono infatti due mattine che si sveglia alle 6:30, come apre gli occhi, via! Schizza da quel letto come un missile, e ancora è buio, io sto morendo di sonno. Vabbè. Alcune volte papà corre a soccorso, non è vero, no. Come? Vedi che sta prendendo la scala. Questa mattina ti sono venuti in soccorso, dai. Sì, sono arrivato 10 minuti dopo, alle 7:15. Sì. Probabilmente io penso che lo sta avendo un po', sta mettendo gli ultimi molari. Quindi credo che in un attimo una fase di crescita, di fastidi, me lo auguro, perché io non sono il tipo che si sveglia alle 6:30, anche perché andiamo a dormire abbastanza tardi, almeno si fanno sempre l'una prima che andiamo a letto, più i risvegli di Mirko, vabbè. Comunque, detto questo, noi stiamo per entrare dentro Primark e speriamo di non prendere, almeno io, le solite cantonate che ti dà Primark a due soldi. Tu prendi poche cantonate perché non trovi mai niente. Mai niente. Ma che bello, ci sono due gemelline piccole. Du, choice, make a one. Ma le mamme sembrano gemelline. No, che bello, due gemelline. Vabbè, poi dopo di Primark ce ne andremo giù, che c'è il supermercato, di Kaufland. È un vero supermercato tedesco, ci facciamo un giretto lì e poi ce ne ritorniamo insieme a casa. Sì, glielo stai facendo vedere? Spiegagli qua, questi negozi. Che belli! Enea, che cosa hai trovato? Fai vedere. Il cappellino. Abbiamo trovato qualche cosa. Faccio spoiler. Ecco, è tornato. Andiamo, vai, scappa. Più veloce della luce. Che papà ti segue, dai. Sì, queste lasciano stare che non ti piacciono. Vai, vai, corri. Michela. Eccoci qua. Una cosa da pazzi, mai più. Ragazzi. È stato un tentato suicidio. Sì, di sabato abbiamo trovato più gente dell'October. Era meglio andare all'Octoberfest, ma tantissima gente. Enea che correva. Enea è impazzito perché vabbè. Enea che correva tra gli scaffali. Scende. Sì, dobbiamo scendere. Enea che correva tra gli scaffali, quindi
a stare dietro a lui, Mirko che poi non voleva stare più, non voleva stare più nel passeggino, quindi abbiamo preso pure lui in braccio. Però la spedizione è andata, dai. Adesso prendiamo l'ascensore e andiamo nel... Andiamo a Kaufland, dove qui in Germania, una volta hanno fatto anche l'articolo sul giornale, Angela Merkel va a fare la spesa. Ragazzi, cioè anche qui, Angela noi Merkel. Andiamo nel supermercato, dici chi se ne frega in effetti. Pensate che c'è una testata giornalistica che si chiama Bild qua, dove ha fatto un annuncio dicendo che se incontrate personaggi famosi e nella loro vita quotidiana, loro pagano ogni foto 500 euro. E questo è nato perché c'era un signore che aveva fotografato appunto la cancelliera, che faceva la spesa, comprava limoni e arance. E con le guardie del corpo hanno messo le foto sul giornale e basta, insomma. No, allora, però Kaufland il servizio lo fecero su a Rai 1, la vita in diretta. Il giornale italiano, la Merkel l'hanno incontrata da Edeka. Da Kaufland dissero, però dissero che è il supermercato preferito di Angela Merkel, con tanto di guardate gentili signori telespettatori, queste sono le casse dove la cancelliera paga, qui abbiamo i surgelati dove la cancelliera si compra gli spinaci. E andiamo a vedere questo supermercato preferito. Comunque, di Angela. Da quando questa testata giornalistica ha fatto questa proposta, noi siamo sempre con sempre la No, io vengo fotografato tutti i giorni. Ah, perché sei famoso, vai verso qui. Ma adesso ci sono dei signori che sono italiani. Quindi. Sì, già ci guarda. Sì, lui è vestito da bavarese. Però sono italiani. Ciao ragazzi, allora vi voglio far vedere, sta arrivando l'ascensore che prende anche la Merkel, pieno di gente. Perché anche la Merkel fa la spesa qua? No, ma prende l'ascensore pure lei, scusa. Poi è pure grande di età. Ciao Angela. Eccolo là. Benvenuti da Kaufland. Ecco, guardate, entrano i famosi. Aspetta, ecco, salutate ragazzi. Fateci le foto. Ciao, ecco, salutiamo. Siamo entrati in Kaufland. Che emozione. Nea. Nea. Allora prendiamo le banane. Queste le comprate pure Angela Merkel. Pure Angela, uguale, sì, sicuro. Sono belli che vanno a 71. Enea, tieniti le banane, tieni per la mattina. Tieni. Sì, viva. Mettile a terra. Vai. No! A posto, abbiamo fatto già il frullato. Guarda, ci sono qua i cosi, li proviamo questi? Sono vegan? Yes. Sì, prendi. Quanto vanno? 39 centesimi. Vai. E prendiamo le due, che poi lo sai che se piace uno. Come? E se non piace? Se non piace. Però è meglio avercelo due. Che... Ma non vabbè. Torniamo qua tutti i giorni. Poi... Va bene. Ah, guarda quello che c'è là vicino, ecco dove l'ha preso. Che mi piaceva. Vediamo c'è qualcosa più carino pure questo cosa qua, ma sono cari. Ah, peggio giustamente. E finalmente le ho trovate. Sono le mu vegane. Ne avevo visto la pubblicità? Quanto vengono? 2,99. Ah, pensavo 7 euro. 2,99.
Kika, so vegana. Kika Ninken, Kika. Tieni le caramelline, tieni amore. No, 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 non, apri, apriamo dopo. Prima si pagano, poi apri, apri. Poi... Sì, perché da Kaufland, essendo che è grande come supermercato, troviamo sempre un sacco di cose. Solo che noi non conoscendo ci perdiamo non poco qui dentro, quindi un po' un problema. Qui c'è giusto un piccolo repartino di pasta pronta, spaghetti pronti. Anzi, pure la signora si sta perdendo in quello che deve mangiare stasera. Che mi mangio? Vediamo con quale busta prendo. La 1, la 2, la 3. Prenda la 4, signora. Ce n'è per tutti i gusti. Ci sono gli spaghetti e gli spinaci. Spaghetti nella busta? No, no, questo è solo il condimento. Ah, ok. Ah, guarda, vedi, c'è spaghetti Napoli, il condimento vegano. Certo. Niente, non so cosa scegliere. Ok, sono passate un po' di ore dall'ultima volta perché sono adesso le 10:15. Siamo entrati a casa tardi, nel senso perché erano quasi le 20. Poi abbiamo impiegato un pochettino a trovare parcheggio per via dei lavori e abbiamo cenato. Per fortuna io avevo già fatto, avevo preparato prima in previsione. E abbiamo mangiato un come si chiama? Un gatto di patate, ecco, abbiamo mangiato quello e adesso loro sono lì sul divano che giocano. Willy, tu senza che chiedi perché hai già mangiato pure tu. E adesso però volevo fare volevo preparare un attimo, faccio vedere, scusate, ma c'è le chiusure pure qui al frigorifero, perché ne apre qualsiasi cosa. Pure il bagno. Pure il bagno. Volevo fare i cornetti per domani. Eccoli, sono questi qua, sono una pasta già pronta in questo tubetto. E li preparo, li metto nel frigo. E poi domani mattina gli passo sopra un pochettino di latte con il col pennello, li metto nel forno circa latte d'avena, sì, specifichiamo latte d'avena, bevanda d'avena, a sto punto devo specificare, specifichiamo bene, bevanda d'avena, e più o meno 15 minuti e abbiamo la colazione domenicale, ecco. Quindi adesso facciamo questi originali e con ricetta francese. Vabbè. Prendo la teglia e la carta forno. Quindi non stai facendo i cornetti, stai facendo i croissant. Sto facendo i croissant, hai ragione, sto facendo la brioche. Sto facendo la brioche. No. Era quel film. Non lo so, che film. Tieni qua. Aspetta. Scusate che vi poggio. Che c'è Mirko? Ah no, era uno, era un comico, ma degli anni 90. E diceva, ce l'ho io la brioche. Qualcuno mi ricorderà sicuramente. Allora, siamo qua, me ne assicuro impazzisce per questa cosa. Ecco qua, mettiamo bene. Okay, allora, tutti. Qua sia tutti però senza quanti... Ciuccio, perché sennò non tutti, ti capisce nessuno. Tutti presenti, dai. Tutti presenti della mamma. Evviva! Dai, facciamo qua questo. Allora, dov'è qui il... La descrizione. No, eccolo qua. Apriamo. Mirko, tu li vuoi domani i cornetti? Li vuoi che non riesco? Aspetta che devo prendere tu. Papi, in questo modo. Di questi ho visto che ci sono anche i panini, si possono fare anche i panini, però... Ecco qua, c'è il tubo con la pasta già pronta. Allora vediamo se possiamo creare un pasticcio con loro. Quindi, ok. Ce ne escono 6,
Perché sono qui già pretagliati, diciamo, a triangolo, quindi io faccio in questo Vai, modo. tutti con le mani così, vai, pure domenica, vai. Vai, tutti così. Faccio questo. Aspetta, sono. Che dici? No. Poi io uso le cioccolate, sì, le gocce di cioccolato fondente, come se fosse un saccottino, eh. Ne vuoi una? Ah, sì, aspetta. Una, ein. Vai, È caduta. una. Una, pure a papà. Mamma. Le metto qua così. In questo modo. Eccoli qua, abbiamo finito. Io ho messo anche tipo i saccottini, io ho messo anche le goccine sopra. Questo qui è bianco con lo zucchero, mentre qui c'è la Nutella. Ok, basta adesso. Tieni, tieni. Vai, prendi l'ultimo. Ok. Lo In mettiamo frigo. nel frigo. Che inforniamo? Dove In le mattine? frigo oggi. Ah, è in frigo. Oddio, sto tornando. Siamo arrivati ai momenti dei saluti e come potete notare c'è C'è una cosa particolare perché facciamo due saluti speciali. Il primo è un augurio di buon compleanno. Facciamo gli auguri a Daniela Dobreva che il 26 ha compiuto 22 40 anni, anni. no, ne ha fatti 40. Ha detto che adesso si trova sul lago di Garda, Quindi tanti quindi tanti auguri. auguri Daniela. E dai, sei Buon pronta? compleanno e te la Ti dedichiamo in dedichiamo tedesco. questa canzone. Vai. Sono Geburtstag viel Glück. Sono Geburtstag viel Glück. Sono Geburtstag, liebe Daniela. Sono Geburtstag viel Poi, secondo saluto, questa volta salutiamo Marinella che ci segue da Alghero Ciao e che Marinella. quindi con... Ciao! Non potevamo... non Suona il potevamo pianoro. non farlo. Musica maestro! Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere, che voglio andare ad Alghero in compagnia di uno straniero. Le corse sfrenate su moto cromate di sera d'estate, che scattano da sola ad Alghero, da sola ad Alghero con uno Ciao, straniero. buona Ciao domenica, ragazzi, buona domenica a ciao, tutti, sono domani, saluto. non ti svegliare alle 6:30, No, capito? alle 9:30. Alle 9, togli questo giuccio, un Ciao, bacio, ciao, ciao a buona tutti, domenica, ciao. ciao, chiudi.